nuova puntata di Storie Metropolitane ci porta a Ivrea, la città che grazie alle illuminate figure di Camillo e Adriano Olivetti, il 1 luglio 2018 in Bahrain è stata inserita dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale come Ivrea, città industriale del XX secolo, riconoscendone così il valore universale eccezionale. Un'ottima occasione di rilancio per tutto il territorio che va sfruttata al meglio attraverso un'attenta programmazione e il pieno coinvolgimento dei diversi interlocutori. Fare sistema, trovare una precisa identità di comunicazione, sviluppare l'attrattività turistica a partire da specifici percorsi formativi, queste le prime azioni da mettere in campo e sviluppare, così come spiega il site manager UNESCO Filippo Ghisi. L'unicità è veramente il tratto distintivo di Ivrea nell'ambito UNESCO. Quando nel 2018 è stata inserita Ivrea nella lista del patrimonio dell'umanità, si è puntato appunto sul fatto che Ivrea è un unicum nel panorama delle città industriali, perché non è soltanto un'utopia, non è soltanto un luogo architettonico, non è soltanto un luogo di produzione, ma è tutto questo messo insieme. Ed è veramente il concetto che prima Camillo e poi Adriano Olivetti intendevano portare avanti già dal 1908 fino ai loro eredi ancora negli anni 80 del secolo scorso, appunto. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questa eredità, che appunto non è solo architettonica, ma è anche di etica, di morale, di società, di comunità, come avrebbe detto Adriano, venga portata avanti ancora per i prossimi anni. Cosa fare? Molto è stato fatto in questi primi anni di inserimento nella lista. Siamo davanti al visitor center del centro UNESCO di Ivrea, quindi il punto in cui vengono diffuse le informazioni ai turisti. Il sito è un sito molto complicato perché sono 27 edifici su 72 ettari in una zona tracente periferia di Ivrea e sparse per tutta la città praticamente, quindi bisogna collegare le diverse anime di questo luogo UNESCO, bisogna far dialogare le proprietà, perché le proprietà dei luoghi UNESCO sono diverse, sono proprietà private, grandi aziende in alcuni casi o piccoli proprietari che hanno ereditato o acquistato in qualche modo le architetture olivettiane. Quindi noi dobbiamo comunicare tanto, dobbiamo organizzare, dobbiamo fare fundraising per portare a casa denaro necessario per organizzare tutto quello che vogliamo fare, e dobbiamo fare in modo che questo sito diventi un luogo anche non soltanto culturale ma anche turistico.